Benvenuti su Deal Flower, siamo qui al Salone del Risparmio edizione 2021. Ospite di Deal Flower è Stefano Lustig, co-head of Alternative Asset Management di Equita. Ecco Stefano, quale tema ha portato Equita al Salone 2021? Ma il tema più rilevante è che abbiamo portato Equita, perché questa è la nostra prima partecipazione. D'altra parte siamo una SGR giovane che è stata creata nel 2019. In realtà le nostre attività di asset management hanno origine nel 2003, però nel tempo si sono articolate e sviluppate tanto da essere societarizzate in una SGR 2 anni fa. Oggi abbiamo un portafoglio prodotti di fondi liquidi e di fondi alternativi illiquidi e ci sembrava giusto partecipare per la prima volta al Salone del Risparmio. Senti, in quanto responsabile degli alternative hai un occhio di, come dire, un osservatorio privilegiato in particolare sui peer. I peer alternativi quali vantaggi hanno? I peer alternativi secondo me sono una straordinaria opportunità per convogliare il risparmio dei investitori individuali verso l'economia reale. Espressione un po' abusata, ma vuol dire dirottare e far arrivare i soldi alle aziende quotate, ma di taglio minore, ma soprattutto anche a quelle non quotate, che con precedenti strumenti non era possibile raggiungere. Con i peer si ottiene il fatto di investire in aziende domestiche, contribuire al loro sviluppo in un momento nel quale il paese ha una vocazione agli investimenti di lungo periodo e ai programmi di lungo periodo come raramente abbiamo percepito nel passato. Poi on top di tutto questo, come si sa, c'è un beneficio fiscale per l'investitore che rende l'investimento ancora più attraente. Senti, altro prodotto alternativo di cui si è parlato molto negli ultimi anni, gli ELTIF. Ieri il direttore generale del Tesoro ha detto che non hanno finora ottenuto il successo che si aspettava. Che cosa fare per rilanciare questo prodotto? Bisogna precisare innanzitutto che con ELTIF si intende una tipologia di regolamento, quindi un regolamento particolarmente tutelante nei confronti degli investitori. Poi all'interno dell'ELTIF uno sviluppa strategie diverse. Nel nostro caso abbiamo appena lanciato in collocamento un ELTIF di private equity, il cui primo distributore è Cordusio Sim. Rilanciare, bisogna farli decollare, ci è voluto un po' di tempo perché le strutture implementassero in modo corretto alcuni aspetti di natura fiscale per poter garantire al sottoscrittore il corretto trattamento fiscale e altre complessità che non sto a narrare ora, però ci è voluto un po' di tempo anche per istruire la rete. Una rete istruita, una rete consapevole, colloca il prodotto nella maniera corretta al investitore appropriato. Tutto questo ha richiesto un po' di tempo, però oggi sono state sbottigliate diverse complessità e quindi è il momento di spingere. Ok, grazie mille a Stefano Lustig, co-head of Alternative Asset Management di Equita, per essere stato ospite di Deal Flower. Arrivederci. Grazie mille, grazie a voi.